cammino, servizio, gratuità. Sono le tre parole per capire quello che Gesù vuole dai suoi discepoli e da noi che lo seguiamo, ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino a Casa Santa Marta. Commentando il Vangelo del giorno, in cui Gesù invia i discepoli ad annunciare la buona notizia, il Pontefice ha sottolineato che il discepolo che non cammina, che non esce, non dà quello che ha ricevuto agli altri. Non è un vero discepolo di Gesù, gli manca la missionarietà. Se un discepolo non cammina per servire, non serve per camminare. Se la sua vita non è per il servizio, non serve per vivere come cristiano. E lì la tentazione dell'egoismo. Sì, io sono cristiano, per me sono in pace, mi confesso, vado a messa, compio i comandamenti, ma il servizio agli altri, il servizio a Gesù nell'ammalato, nel carcerato, nell'affamato, nel nudo, quello che Gesù ci ha detto che dobbiamo fare, perché Lui è lì, servizio a Cristo negli altri. È triste quando si trovano cristiani che dimenticano questa parola di Gesù: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È triste quando si trovano comunità cristiane, siano parrocchie, congregazioni religiose, siano diocesi, qualsiasi siano le comunità cristiane, che si dimenticano della gratuità, perché dietro di questo e sotto questo c'è l'inganno che la salvezza viene dalle ricchezze, del potere umano.